si chiami la causa numero 3 del ruolo. Conflitto tra poteri 2/2014, Corte d'Appello di Bologna, sezione seconda civile, contro la Camera dei Deputati. Per la Camera dei Deputati, avvocato Gaetano Pelella. La relazione spetta a me. La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza di corso depositata l'11 marzo 2014, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei Deputati in riferimento alla deliberazione del 19 settembre 2013, con la quale l'Assemblea, approvando la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato la insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Gianluca Pini nei confronti dell'azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Forlì Cesena, di seguito Acer. In particolare, secondo il Collegio, non spettava alla Camera dei Deputati stabilire che le dichiarazioni rese dall'onorevole Pini alla stampa locale nel giugno 2009, oggetto della domanda risarcitoria avanzata da Acer della provincia di Forlì Cesena, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. La Corte d'Appello, premesso che il giudizio concerne l'impugnazione della sentenza numero 667 del 2012, con cui il Tribunale di Forlì ha riconosciuto il contenuto diffamatorio delle dichiarazioni rilasciate dall'onorevole Pini alla stampa locale ed ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dall'Acer, nega la sussistenza dei presupposti dell'insindacabilità deliberata dalla Camera dei Deputati per mancanza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese da Gianluca Pini extra moenia e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento. Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza numero 161 del 21 maggio 2014. A seguito di essa, la Corte d'Appello di Bologna ha notificato il ricorso e l'ordinanza alla Camera dei Deputati il 18 giugno 2014. Il 18 luglio 2014 ha poi spedito tali atti alla Cancelleria della Corte Costituzionale, nella quale sono pervenuti il 21 luglio del 2014. Si è costituita in giudizio la Camera dei Deputati, eccependo l'improcedibilità del conflitto per mancato rispetto del termine per il deposito degli atti notificati, nonché l'inammissibilità per insufficiente esposizione delle ragioni del conflitto e, infine, sostenendo l'infondatezza del merito. Quanto al primo profilo, la Resistenza ha riferito che l'ordinanza di ammissione del conflitto e il ricorso risultano notificati alla Camera dei Deputati il 18 giugno 2014 e depositati nella Cancelleria della Corte il 21 luglio 2014. Da ciò sarebbe derivata la violazione dell'articolo 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, il quale prevede un termine perentorio di 30 giorni, decorrente dall'ultima notificazione, per il deposito nella Cancelleria della Corte Costituzionale del ricorso dichiarato ammissibile, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'articolo 37, comma 4, della legge numero 87 del 1953. Quanto al secondo profilo, la Camera dei Deputati ha posto in evidenza che, in violazione dell'articolo 24, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, nell'intero atto di promuovimento del conflitto, il giudice ricorrente non cita in alcun punto le affermazioni dell'onorevole Pini ritenute lesive. Sono richiamate a sostegno una serie di sentenze di questa Corte. Infine, in via subordinata, la Camera dei Deputati ha prospettato l'infondatezza del ricorso nel merito, puntualizzando che, nell'assoluta mancanza di riproduzione nel ricorso introduttivo delle affermazioni del parlamentare in questione ritenute lesive, la difesa non ha potuto far altro che limitarsi a prendere in considerazione le tematiche riportate negli atti parlamentari che hanno preceduto la deliberazione di insindacabilità della Camera del 19 settembre 2013. In particolare, la Resistenza ha osservato che le denunce dell'onorevole Pini in ordine ad aspetti critici riguardanti la gestione degli appalti di lavori dell'Acer vertono su materie di rilevante interesse pubblico, che infatti hanno costituito oggetto di una specifica interrogazione parlamentare. In tale atto, l'onorevole Pini, insieme ad altri deputati del gruppo parlamentare della Lega Nord alla Camera,
nel premettere che alcuni lavori concernenti alloggi popolari gestiti direttamente o indirettamente dall'ACER sarebbero oggetto di un esposto denuncia all'autorità giudiziaria, sottolineava al Ministero dell'Interno come fosse indispensabile scongiurare che dai citati immobili possa derivare un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità, con particolare riferimento alla staticità delle strutture, oltre che delle condizioni igienico-sanitarie, del rischio antisismico e degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente. Inoltre la parte ha posto in evidenza che le accuse di malcostume e di disfunzioni amministrative dell'ACER sono state oggetto di apposita denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'onorevole Pini e che tale denuncia, i cui contenuti lo stesso Pini ha poi inteso divulgare, deve essere considerata come svolgimento di attività parlamentare a tutti gli effetti. Avvocato Perella. Sì, grazie Presidente. Anche a nome dell'Avvocatura della Camera dei Deputati desidero preliminarmente esprimere a lei e ai nuovi giudici costituzionali le più vive congratulazioni per il nuovo prestigioso incarico assunto e a tutto il Collegio un augurio di buon lavoro insieme. Per quanto riguarda invece l'odierno giudizio, nel riportarmi integralmente alla memoria di Costituzione che abbiamo depositato a suo tempo, mi limito a ribadire come il conflitto sollevato dalla Corte d'Appello di Bologna sia inammissibile per violazione del principio di autosufficienza nel ricorso, perché, come ha già ricordato lei, il giudice ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio non ha in alcun punto specificato, indicato le frasi asseritamente lesive attribuite all'onorevole Pini, circostanza questa che in base al costante orientamento della Corte Costituzionale impedisce sia alla Corte stessa sia alla difesa della Camera resistente di verificare la sussistenza del nesso funzionale ex articolo 68 primo comma della Costituzione rispetto ad una precedente attività parlamentare attribuibile allo stesso deputato in questione. Grazie. Grazie a lei. Sarà decisa. L'udienza è tolta.